già presentato. Dunque, io sono il gestore di un'azienda agricola che è situata a Casola del Segno, in provincia di Ravenna, in una zona montana dove diciamo che la copertura delle reti cellulari e di altre reti fino a poco tempo fa era pressoché nulla. Quindi all'interno della mia azienda, dove lavoro con mio fratello, noi operiamo principalmente nel settore dello svezzamento delle pollastre ovaiole, quindi un settore molto di nicchia. Poi produciamo energia da fonte rinnovabile con degli impianti fotovoltaici sui tetti dei nostri edifici e abbiamo una parte anche agricola, quindi letteralmente agricola. Purtroppo, a causa della scarsa copertura delle reti all'interno dell'azienda, da sempre io, che sono dei due fratelli, quello che è appassionato di tecnologia, mi sono dedicato a creare delle reti nostre, personali, in azienda. Quindi abbiamo creato una cablatura di tutti gli edifici, poi successivamente negli anni una rete wifi proprio nostra aziendale molto, molto potente, e da circa un annetto abbiamo sperimentato la rete LoRa. Questa evoluzione delle reti nella nostra azienda è volta al fatto di incrementare il livello tecnologico del nostro tipo di allevamento, del nostro tipo di attività, per cercare di trarre il massimo guadagno, anzi per meglio dire il massimo vantaggio da tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione. In agricoltura e in allevamento si usano tecniche consolidate che sono quelle da tantissimi anni, però dalla tecnologia si possono trarre tanti vantaggi. Un anno fa mi sono affacciato sul mondo LoRa perché ho conosciuto attraverso una piattaforma che è TTN, The Things Network, un team che è quello della Calabria Cilento, dove con Mario Mollo e Attilio Mandola abbiamo, attraverso la nostra chat personale, ipotizzato di creare un gateway nostro, che io poi sarei andato ad installare nella mia azienda, ed alcuni sensori. Quindi io avevo l'idea di fare del monitoraggio per andare a trarre dei dati da delle situazioni in cui magari ero un po' scoperto in azienda, e insieme a loro abbiamo fatto tutta la parte pratica di realizzazione e di progettazione di questa rete. Io personalmente ho potuto pensare fuori dagli schemi, perché già dal momento in cui ho imparato a capire che cosa fosse LoRa, fin da subito ho intuito che potevo creare dei sensori che potevano essere installati qua e là per l'azienda dove volevo, e questo mi ha permesso di immaginare quello che in quel momento volevo, cioè trarre dei dati da delle zone della mia azienda in cui io fino a quel giorno non avevo potuto fare misure. Nello specifico, piccola parentesi, all'interno degli allevamenti avicoli c'è una normativa, che è la normativa del benessere animale, che è quella che ci obbliga come allevatori a monitorare, a fare delle operazioni pro benessere animale. Quindi la possibilità di poter avere accesso a un numero di sensori, un certo numero di sensori che possono essere posizionati ovunque all'interno dell'azienda, ci permette di andare a monitorare il benessere animale in più punti, quindi essere più precisi e più efficaci. E il gateway che abbiamo realizzato è stato fatto in casa, quindi il classico accrocchio che fanno i nerd, che in parte rappresento, quindi un gateway di bassa potenza posizionato all'interno di uno dei capannoni aziendali. Nonostante questo, nonostante un'antennina alta quanto una mezza pic, all'interno della vallata di Sacrofillo a Casola Valsegno abbiamo coperto praticamente tutta la valle, dall'inizio alla fine, ad esclusione delle parti di suolo che erano coperte da vette di montagna. Quindi non riuscivamo a superare le montagne, ma tutta la parte, diciamo, a vista o semivista della vallata era coperta dal segnale, e un segnale molto potente. All'interno di questi 3 km il segnale era veramente strong. L'efficacia di questo gateway mi ha permesso di poter pensare proprio a dei sensori a batteria, proprio perché i sensori anche con bassissima potenza in ballo potevano inviare i dati anche a distanza sensibile, e quello che ho già detto prima, la possibilità di poterlo montare dove mi pareva. Il primo sensore testato è stato un GPS tracker,
che abbiamo montato sia su trattori che su automobili aziendali, dapprima per verificare la copertura della rete LoRa. Quindi inizialmente abbiamo fatto un po' di assaggio sul territorio, quindi mi sono dedicato con la mia macchinina a girare per la valle e misurare l'efficacia del segnale. Poi successivamente anche sui trattori per andare ad esempio a monitorare le pendenze di alcuni campi o l'effettiva lavorazione che veniva fatta in campo. Sto parlando in questo caso del tracker GPS. Vi ho portato un esempio di un viaggio effettuato qualche mese fa da Imola a Verona, e i pallini che voi potete vedere nell'immagine sono le posizioni inviate dal tracker lungo il percorso in colori differenti e in funzione della qualità e della potenza del segnale che il tracker ha ricevuto in risposta dai gateway che erano sul territorio. I vari marcatori con la nuvoletta sono i gateway appartenenti a The Things Network, che sono installati in questo caso sul territorio, e quindi con questa visione d'insieme possiamo vedere quanti gateway abbiamo incontrato, qual era la potenza del segnale diciamo ricevuto e molti altri dati. Allo stesso tempo in azienda abbiamo realizzato in diverse fasi dei sensori ambientali. Il primissimo sensore ambientale era un sensore alimentato in USB con solo una batteria tampone che doveva servire per brevi interruzioni di corrente per continuare a fare la lettura, ed era un sensore che leggeva temperatura, umidità e pressione barometrica. Questo sensore è stato installato e ha lavorato ininterrottamente per circa un anno, senza fermarsi praticamente mai e senza mai dare cenni di cedimento. Nel caso specifico, all'interno della mia azienda dispongo di altri sensori che sono installati fisicamente in dei punti specifici, e quindi ho potuto, portando il sensore a ridosso degli altri, verificare che i dati letti fossero veritieri. E abbiamo anche fatto delle verifiche attraverso dei sensori professionali di terze parti che spesso hanno a disposizione i veterinari o i rappresentanti magari non so di ARPA, di enti che ci controllano, per verificare l'attendibilità dei sensori dei dati letti. E il prossimo sensore che andrò a installare, che mi sta arrivando e che i miei amici del team PTM Calabria Cilento hanno realizzato per me, è un sensore che porta al suo interno la lettura di temperatura, umidità, il valore dell'ammoniaca in aria, l'anidride carbonica, acido solfitrico, metano, luminosità e non solo. Che cosa me ne sono fatto di questo sensore? Una cosa molto interessante è stato scoprire che in determinate situazioni all'interno del mio allevamento, all'aumentare dell'umidità, dell'umidità presente in allevamento, si verificava un picco di ammoniaca. L'ammoniaca è un gas che nello specifico nel pollastre può causare dei problemi alle vie respiratorie. Io non sono laureato, però ho visto con i miei occhi che quando aumentava troppo l'umidità partiva l'ammoniaca, e quindi gestione dell'allevamento adeguata, aumento della ventilazione sulla base del valore di umidità, e ho riportato i valori di ammoniaca all'interno di quelli stabiliti dagli standard del benessere animale. Per me è un grandissimo risultato, cioè quel sensore lì da pochi euro si era già pagato. Ho già parlato dei risultati della sperimentazione, quindi la verifica della qualità e dell'attendibilità dei sensori, la verifica della funzionalità di lettura remota dei valori. Quindi noi utilizzavamo e stiamo tuttora utilizzando un portale che si chiama Signomix, che ci permette di registrare il mio gateway, gestirlo e registrare anche i miei sensori alla stregua del portale che Liepita sta mettendo in atto e che spero prestissimo di cavalcare. Quindi abbiamo verificato che potevamo leggere i dati sia da un computer in locale, in azienda, ma anche da cellulare, la possibilità di ottenere notifiche, quindi delle soglie, avere degli allarmi, e testare interazioni con software di terze parti, ad esempio IFTTT oppure altri software che ci permettono di pilotare dei dispositivi. Faccio l'esempio dell'umidità. Nel caso specifico potevamo, con un altro modulo collegato alla rete LoRa,
automatizzare un valore di umidità oltre il quale doveva accendersi un ventilatore, quindi l'attivazione di un relè automaticamente. Cosa mi aspetto dall'implementazione a cura di Liquida? Per prima cosa, di sicuro l'aumento della copertura del segnale, perché già vista la mia esperienza all'interno di una valle piuttosto granticella, ma confinata all'interno di un territorio montano, l'installazione su un traliccio dovrebbe permetterci sicuramente di raggiungere distanze molto maggiori e una potenza, qualità del segnale molto migliore. La maggior potenza del gateway presumo che ci porterà ad un minor consumo di energia per la trasmissione dei dati dei sensori, di conseguenza spero tanto di poter avere dei sensori alimentati in batteria che possono durare non più qualche mese, ma forse anche qualche anno. Ancora da provare, ma sono confidente. Infine, se ne è già parlato, la possibilità di usufruire del catalogo sensori mi semplifica la vita, perché se è vero che oggi ho speso davvero poco per creare la mia mini rete Liquida, però ne ho potuto ho potuto assaggiarne le qualità, le funzionalità, di conseguenza da oggi in poi terrò molto in considerazione un eventuale costruttore che mi possa proporre il sensore o l'attuatore che a me serve, perché poi questo risolve la vita. Quando si costruisce un gateway con un sensore su base Raspberry o Arduino, c'è sempre il problema che può saltare un filo, che insomma, ci possono essere tanti problemi. Di solito i costruttori che appongono il marchio CE ti mettono in mano un sensore che costa di più, che però è più stabile, sicuro, e che quando si rompe lo sostituisci senza perdere magari qualche nottata. Io ho finito, vi ringrazio. Nell'ultima pagina, nell'ultima slide ci sono un po' di fonti e di ringraziamenti per quanto riguarda la mia. Grazie moltissimo per la tua esperienza di portare.